Allora, buonasera a tutti e benvenuti a Viaggi e Stazioni di Posta, l'ultimo tour online di Viaggi nei Paraggi, il progetto di Open House, vincitore del bando Estate Romana e parte del palinsesto culturale Roma Rama, promosso da Roma Capitale. Viaggi nei Paraggi è stato ideato in un momento di lockdown con il desiderio di viaggiare, pur rimanendo dove siamo, di pianificare e di vivere un viaggio che non ci porti fisicamente lontano, ma che ci permetta di esplorare attraverso tante attività e luoghi della nostra città in grado di condurci lontano nel tempo oppure a contatto con altre culture che hanno avuto un rapporto stretto e importante con la storia di Roma, facendo così leva su quella che è la componente immaginifica dell'esperienza del viaggiare. Mi presento, sono Letizia Scacchi, sono un architetto e collaboro con Open City Roma e ci accompagnerà nel nostro tour online la dottoressa Celina Di Marco. Buonasera, dottoressa. Buonasera a lei e saluti a tutte e a tutti. La dottoressa è funzionario del Polo Culturale del MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, in servizio presso il Museo Storico della Comunicazione dell'EUR. Allora, prima di partire, vi ricordo che potete fare le domande sul sito viaggineparaggi.it e sulla pagina Facebook della diretta Open City Roma. Allora, dottoressa, ci vuole in breve dire un po' riguardo questo museo? Sì, allora, il Museo Storico della Comunicazione è inserito all'interno del Polo Culturale del MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Polo Culturale è un ufficio che è stato istituito dalla nostra amministrazione nel 2014 all'interno della Direzione Generale che si occupa delle risorse dell'organizzazione, quindi anche della comunicazione e delle relazioni con il pubblico. All'interno del Polo Culturale troviamo Palazzo Piacentini, che è la sede storica, la sede principale, centrale del Ministero, in via Veneto, di cui qui vedete la facciata, e che normalmente, diciamo, quando non c'è il Covid, l'emergenza Covid è visitabile, previo appuntamento, appunto scrivendo o telefonando all'URP. Poi all'interno del polo culturale abbiamo il polo bibliotecario, perché abbiamo ben tre biblioteche nelle tre sedi romane del Ministero, e che organizza poi numerosi appuntamenti, seminari, bibliocaffè, eventi, convegni. E poi c'è il Museo Storico della Comunicazione che si trova nella sede EUR del MISE. E vedete qui una foto dell'ingresso. Diciamo è un museo poco visibile dall'esterno perché si estende in realtà sottoterra al piano meno uno della sede EUR del Ministero. Il museo in realtà ha un'origine molto antica, è stato istituito per la prima volta nel 1878. Nasce come una prima collezione di apparecchi telegrafici antichi, raccolti a Firenze per volere dell'allora direttore generale dei telegrafi, Ernesto D'Amico, che appunto con una circolare chiese a tutte le sedi degli uffici telegrafici del Regno d'Italia di non buttare, di smettere le antiche apparecchiature telegrafiche, che magari erano state in uso fino a pochi anni prima negli stati preunitari, prima dell'unità d'Italia, ma di raccoglierli appunto a scopo conservativo. Pochi anni dopo, alla collezione telegrafica si aggiunse una di tipo postale e filatelica, a capo della quale fu messo Emilio Diena, che insomma è un po' il padre dei filatelisti. E a mano poi nel corso di questi de dei decenni la collezione del museo si è andata sempre più arricchendo. Nel 1903 si sposta a Roma, nel 1939 si decide di costruire un primo museo a Roma Prati, ma poi c'è lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, tutti questo patrimonio, questi oggetti rimangono in magazzino fino al 1959, quando viene inaugurato il Museo di Roma Prati. Poi, vista, diciamo, le dimensioni sempre più notevoli di questa collezione, quando viene creata la sede EUR alla metà degli anni 70 dell'allora Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, si decise poi anche un trasferimento del museo in questa sede. E quindi è dal 1982 che il Museo Storico della Comunicazione si trova lì.
Allora, prima abbiamo visto un attimo la pianta, torniamo un attimo indietro, si vede, no, la pianta del museo. Il museo, ecco, purtroppo è poco conosciuto perché non è un museo, diciamo, MIBACT del Ministero dei Beni Culturali, ma il museo comunque è statale, visitabile gratuitamente previo appuntamento dal lunedì al venerdì. Per ora siamo chiusi, per l'emergenza Covid, speriamo dopo il 31 gennaio, se finirà lo stato di emergenza, di poter riaprire ai visitatori. Chiaramente la maggior parte del nostro pubblico sono soprattutto scolaresche e studenti. Vedete, si estende lungo questo percorso lineare per ben 3.500 metri quadri e racconta un po' la storia della comunicazione sotto vari punti di vista, a seconda degli strumenti, insomma, del processo dell'evoluzione tecnologica. Infatti la prima sezione è dedicata ai servizi postali, poi abbiamo quella dedicata alla telegrafia, alla telefonia, le radiocomunicazioni e ecco, andiamo avanti. Poi abbiamo una sezione particolare dove è esposta una collezione acquisita da una collezionista, Gianna Rosa Righetti Mazza, e si intitola L'estetica nella corrispondenza, perché sono quasi 300 oggetti molto particolari, miniaturizzati, che hanno a che fare con il mondo della scrittura, dello scrivere, ma sono anche molto belli a livello estetico. Poi la parte filatelica, come Museo Storico della Comunicazione, noi conserviamo non solo tutti i francobolli italiani e i bozzetti filatelici, sia quelli diciamo poi approvati, quindi emessi, ma anche quelli magari scartati dalla commissione filatelica, ma anche francobolli provenienti da tutti i vari paesi del mondo, che sono quasi tutti, che aderiscono all'UPU, l'Unione Postale Universale, quindi abbiamo circa 1 milione di pezzi filatelici. Poi andiamo avanti, la collezione dedicata alla marcofilia, che è una branca della filatelia che si occupa dello studio e della conservazione degli annulli, dei timbri postali. Qui vediamo uno molto famoso per i collezionisti, che è quello dei cavallini sardi, che era appunto venne utilizzato per un primo esperimento di posta di corrispondenza prepagata molti anni prima che Sir Roland in Inghilterra inventasse il francobollo. Qui siamo quasi 20 anni prima, insomma. Poi, ecco, abbiamo un archivio storico e fotografico molto ricco, con circa 3.000 pezzi. Vi faccio vedere qui due chicche. A sinistra possediamo l'originale del testo della canzone del Piave, scritta da Ermete Giovanni Gaeta, con lo pseudonimo di E. Ammario. Lo conserviamo noi perché Gaeta era un dipendente dell'ufficio postale centrale di Napoli e scrisse la canzone del Piave nel 1917, proprio mentre era in servizio, vedete, usando una modulistica dell'ufficio, e per questo fu anche sanzionato ben due volte, sia per essersi distratto, sia per aver utilizzato appunto la modulistica dell'amministrazione. E invece a destra vedete una delle lettere autografe di Antonio Meucci, l'inventore del telefono, che noi conserviamo. Sono tutte lettere che lui scriveva dagli Stati Uniti ai suoi familiari e fratelli a Firenze, in Toscana, e che ci sono state donate dall'ingegner Basilio Catania, che è stato uno dei più grandi studiosi di Antonio Meucci, colui che nel 2002 fece riconoscere dal Congresso degli Stati Uniti la paternità del telefono, dell'invenzione di Antonio Meucci, che insomma aveva prodotto i suoi primi brevetti molto prima di Bell. Andiamo avanti. All'interno del museo, anche se sembrerebbe fuori contesto, c'è anche una collezione dedicata agli strumenti di peso e misura. Questo perché il nostro ministero, il Ministero dello Sviluppo Economico, è l'unione di amministrazioni centrali precedenti, come
Il Ministero delle Comunicazioni e il Ministero delle Attività Produttive, no? Che si sono sempre occupate delle materie legate all'industria, al commercio, all'artigianato, no? Dentro questa amministrazione c'era l'Ufficio Centrale Metrico, che aveva a sua volta una collezione museale di strumenti di peso e misura antichi, sia degli stati preunitari, sia appunto del Regno d'Italia. Questa collezione si trovava in via Bosio, vicino Piazza Bologna, in Villa Pirandello, cioè lo stesso edificio nel quale in un appartamento viveva il grande scrittore Luigi Pirandello. Una volta, ecco, dismessa un po' questa sede, la collezione è stata trasportata nei nostri locali. Abbiamo anche qui degli oggetti unici, come ad esempio il chilo e il metro di platino iridato che ci furono consegnati alla fine dell'Ottocento all'ufficio di Parigi. E quindi, insomma, ecco, proprio i campioni consegnati all'Italia. Poi andiamo avanti. Ecco, qui, visto che il museo è poco conosciuto, vi voglio un po' far venire la voglia di venirci presto a trovare quando sarà possibile, facendovi vedere un po' i gioielli, anche gli oggetti più preziosi che sono unici al mondo, che abbiamo la fortuna appunto, di conservare. Allora, vedete in alto abbiamo la ricostruzione della cabina armadio del Panfilo Elettra, appartenuto al grande scienziato Guglielmo Marconi. Sono tutti pezzi originali che sono stati appunto recuperati dall'imbarcazione e appunto è un luogo molto suggestivo. Abbiamo tutta una parte del museo dedicata proprio a Guglielmo Marconi e devo dire oggi mi sento di ringraziarlo perché se possiamo vederci online con queste modalità di broadcasting o di videochiamate, videoconferenze, lo dobbiamo a chi appunto tanti anni fa ebbe per primo l'idea di questa comunicazione a distanza tramite le onde radio. In alto a destra invece vedete una stazione di posta pneumatica, vedete un motore e appunto delle stazioni per la raccolta dei bossoli che venivano inviati tramite aria compressa. Questa si trovava presso l'ufficio postale di Piazza San Silvestro a Roma. E qui, anche qui, diciamo, siamo un po' c'è un collegamento con il presente, no? La posta pneumatica è un po' l'antenata della nostra email, no? Della nostra posta elettronica. In basso a sinistra, conserviamo nel nostro museo uno dei 40 esemplari che furono prodotti dall'Olivetti dell'Elea 9003, che è il primo computer a transistor al mondo. Qui l'Italia aveva la possibilità di giocare una carta fondamentale è quella dell'informatica. Purtroppo poi, come sappiamo, insomma, per la morte prematura di Adriano di Olivetti e per diverse scelte di strategia industriale del consiglio d'amministrazione, purtroppo l'elettronica fu abbandonata dall'azienda e dall'Italia, no? Poi abbiamo una ricca collezione di buche di impostazione antica. Qui vedete una particolarissima con la testa di leone. E in realtà, questa buca di impostazione non serviva per la corrispondenza ordinaria. È una cosiddetta os veritatis, una bocca della verità. Si trovava lungo Palazzo Ducale a Venezia e serviva per raccogliere, ce n'erano varie, servivano per raccogliere le denunce anonime che appunto venivano indirizzate al Doge, al Consiglio dei Dieci, per segnalare eventuali spie, cospiratori. Ad esempio, anche Giacomo Casanova fu vittima di queste delazioni segrete. In basso vedete un telefono particolare, molto aggraziato, un pezzo unico che fu donato alla regina Margherita, che è la prima regina d'Italia, e appunto venne costruito appositamente per lei. E pensate che fece ringraziare il costruttore dal suo segretario, il marchese di Villa Marina, con un diamante.
E a destra vedete invece la macchina Enigma. Appunto, ne possediamo un apparecchio del 1939, e che ci è stata anche questa donata da un ingegnere delle comunicazioni, l'ingegner Soresini. E la macchina Enigma è famosa, insomma, anche grazie alla filmografia, perché era appunto un apparecchio meccanico che serviva per criptare e decriptare i messaggi, gli ordini militari che le varie forze armate tedesche si comunicavano poi tramite via telegrafo, via telefono, no? Ma era un modo per camuffare il più possibile questi messaggi in modo che non venissero capiti, anche se intercettati dalle forze nemiche. Ecco, questo per farvi un po' ingolosire, venir voglia di venire a trovarci presso il nostro museo. Sicuramente. Allora, grazie dottoressa. Dunque, iniziamo questo tour, quindi dicendo che la storia della corrispondenza è iniziata nel momento in cui l'uomo doveva scambiarsi informazioni a distanza e i primi portalettere cominciarono a percorrere le strade della Cina 6.000 anni fa, ma un vero e proprio servizio organizzato con corrieri a cavallo lo si deve alla Persia. Ovviamente il mondo greco-romano copiò il sistema da loro e chi lo perfezionò fu l'imperatore Augusto, che nel 20 a.C. era commissario permanente alle strade, aiutato dal senatore e architetto Marco Agrippa, e insieme si occuparono appunto di questa riorganizzazione del servizio di posta, del cosiddetto cursus publicus, ovvero posta statale. Il primo servizio di posta regolare, riservato però esclusivamente all'uso dello Stato e dei suoi organi, appunto come impero, senatori e altri dignitari. Dovendo creare una vera e propria rete che collegava l'impero della Scozia all'Etiopia, dalle sponde dell'Atlantico fino al Medio Oriente, per un'estensione di circa 300.000 km, il servizio postale dell'imperatore era organizzato in base allo stradario romano. E abbiamo testimonianze di questa operazione con il Miliarium Aureum. In alto vedete il ritrovamento che si trova all'estremità del foro romano, che segnava il punto di partenza dello stradario e della rete postale. In basso una ricostruzione, e si trattava in pratica di una colonna di marmo ricoperta di bronzo, considerato il punto di partenza di tutte le antiche strade, quindi tutte le distanze nell'impero romano venivano misurate rispetto a questo punto. Alla base recava scritto il numero del miglio e della strada, e più in alto la distanza dal foro di Roma, nonché la lista delle maggiori città dell'impero e le loro distanze da Roma. A destra invece potete vedere un esempio di cippo stradale che veniva utilizzato per scandire le distanze lungo le vie pubbliche romane. Altri ritrovamenti sono nel museo, giusto, dottoressa? Allora, a proposito di strade, presso il nostro museo potrete vedere questo strano oggetto. È la ricostruzione di una groma romana. La groma era uno strumento utilizzato dagli agrimensores, i gromatici, erano un po' gli antenati dei nostri geometri, dei nostri architetti. E se, era uno strumento che, come vedete, aveva dei fili a piombo che permettevano di traguardare e quindi di tracciare delle linee più possibile dritte e perpendicolari poi anche tra di loro, no? Così si potevano pianificare a livello proprio urbanistico in maniera più regolare possibile i tracciati stradali degli abitati, no? Basta visitare Pompei, ma anche qui vicino a Ostia Antica per vedere appunto la tipica organizzazione dello spazio urbano romano, no? Che ha degli assi viari principali, il Cardo, il Decumano e tutti assi, altri assi stradali perpendicolari, no? Ortogonali fra di loro. Era uno strumento che serviva anche per, ad esempio, tracciare gli acquedotti, no? E quindi, insomma, sappiamo che una delle grandi infrastrutture
dei romani è proprio il sistema viario, no? Che poi, come diceva l'architetto, insomma, ha permesso anche le comunicazioni veloci in questo impero così vasto, quindi in modo che dispacci militari, ordini di tipo amministrativo, ma anche il pagamento delle imposte, no? Viaggiassero molto rapidamente. E appunto di questo sistema viario romano abbiamo insomma anche varie testimonianze e ricostruzioni postume. E qui, dottoressa, vediamo appunto la forma Sì. urbis. Allora, sempre presso il nostro museo, all'ingresso ci sono due piante marmoree di Roma che accolgono i visitatori. Allora, questa che vediamo in particolare è una riproduzione su ceramica della forma urbis, così come è stata disegnata da Étienne Duperac, che è stato architetto, incisore, antiquario francese, che però è vissuto a Roma, diciamo, dalla seconda metà del XVI secolo, è quello che ci ha lasciato, ad esempio, tutti quei bei disegni, quelle incisioni riguardanti appunto le antichità romane, Piazza del Campidoglio, no? E proprio in quegli anni, dall'area dei fori imperiali, riemergevano i primi frammenti della forma urbis. Questa pianta, questa mappa di Roma, che probabilmente fu realizzata a partire dalla dinastia dei Flavi, cioè una prima copia doveva essere stata realizzata, insomma, sotto quel periodo. Sono poi gli imperatori che hanno costruito il Colosseo, ecco, per farvi capire. Ed era affissa nel Forum Pacis, il Foro della Pace, che corrisponde un po' oggi a dove su Via dei Fori Imperiali c'è la Basilica dei Santi Cosme e Damiano. Era proprio affissa lì su quella parete che oggi è un po' la facciata della chiesa, molto scabra. Rifatta poi in epoca severiana, sotto Settimio Severo, a partire dal 203 d.C., con vari aggiornamenti, insomma, nei secoli successivi. E Étienne Duperac, quindi si rifà un po' alle presistenze archeologiche che ancora in qualche modo emergevano alla sua epoca, si rifà a questi frammenti che a mano emergevano dagli scavi, dagli sterri, e realizza questa pianta della città. Si riconosce la cinta muraria, le mura aureliane, da cui partono, si vede che parte tutto un reticolato, che è quello rappresentato dalle vie consolari, ma si vedono anche gli acquedotti, no? Anche insomma, altre infrastrutture importanti realizzate dai romani. Pensate, questa pianta su ceramica è stata realizzata da Giorgio Belli, un artista, un pittore, scultore, scenografo, che soprattutto dalla fine degli anni 50 in poi realizzò varie opere d'arte per l'allora Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. In particolare questa è un'altra pianta, diciamo gemella, che però rappresenta la Roma del 1962, quindi nel centenario dell'unificazione delle poste in Italia, all'indomani dell'Unità d'Italia. Si trovavano nell'ufficio postale di Piazza San Silvestro. Ok. Ecco, più avanti, qui vedete è un po' la prima sala del museo. Sulla sinistra c'è la collezione con le buche di impostazioni, sulla destra, sempre su ceramica, sempre ad opera di Giorgio Belli, che peraltro era rimasto da bambino cieco ad un occhio per lo scoppio di una granata durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, riuscì invece a fare delle opere straordinarie, come in questo caso una riproduzione su ceramica della Tabula Peutingeriana. La Tabula Peutingeriana è un'opera cartografica molto importante, datata all'epoca medievale, probabilmente, diciamo, la datazione più attendibile intorno al 1265, ad opera di copisti medievali, che però andavano a loro volta a riprodurre cartografia più antica. E attualmente è conservata nella Biblioteca Nazionale di Vienna, è composta da 11 fogli di pergamena,
praticamente distesi, coprono una lunghezza di quasi 7 metri, di 6 metri e 80 centimetri, e rappresentano il mondo antico. È una grande carta stradale, fondamentalmente, del mondo antico che va dalla Britannia e dalla penisola ispanica fino all'estremo oriente, diciamo fino all'India, ai confini con la Cina, al Sri Lanka, cioè fino a dove poi si era spinto Alessandro Magno con le sue conquiste. Non era semplicemente l'impero romano, c'erano anche queste regioni molto più remote, con cui però l'impero romano intratteneva commerci, insomma, rapporti tipo commerciale, mercantile. La prima parte, quella della Britannia, della penisola ispanica, in realtà non c'è, si vede solamente una piccola parte di queste regioni, perché probabilmente andò perso questo frammento già nell'antichità. La datazione della prima, diciamo, tabula è un po' controversa. Probabilmente il fatto che riporti città come Pompei o Plontis, che erano state distrutte dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., quella che ci ha descritta Plinio il Vecchio, farebbe pensare che appunto sia addirittura precedente a quell'eruzione, perché di fatto Pompei, sappiamo, non fu mai ricostruita se non in epoca, insomma, contemporanea, no? Però invece sono rappresentate delle città del tardo impero in maniera monumentale. Oltre a Roma, che vediamo in questa slide, ci sono anche Costantinopoli e Antiochia, rappresentate così come delle figure di sovrano, incoronato con scudo, insomma, gli attributi del monarca. E quindi sappiamo che Costantinopoli e Antiochia sono invece città che acquisiscono importanza nella seconda metà del IV secolo d.C. No? Perché si chiama Peutingeriana? Perché fu scoperta da un umanista, da un antiquario, Conrad Celtes, che poi la diciamo, fece avere, la fece acquisire da un suo amico che era Conrad Peutinger, che era anche un consigliere dell'imperatore del Sacro Romano Impero, Massimiliano d'Asburgo, e che appunto valorizzò questa scoperta. Allora, che cosa vediamo rappresentato su questa tabula? Vedete qui Roma, dalla quale si partono a raggiare le vie consolari, no? Tutte queste linee rosse sono i tracciati viari. Come carta geografica è molto deformata, non sono rispettate le proporzioni, le distanze reali fisiche dei luoghi, perché era proprio ad uso pratico, doveva dare l'idea delle distanze a livello di miglia tra una località e un'altra. Sono rappresentati i centri abitati più importanti, ma anche santuari, ma anche impianti termali. E poi le famose stazioni di posta del cursus publicus di cui parlava prima l'architetto, le mutaciones che servivano per il cambio dei cavalli, le mansiones che erano una sorta di piccoli alberghetti dove si poteva anche sostare, rifocillarsi e pernottare. Vedete qui davanti a Roma si vede una costruzione, no? Monumentale a semicerchio, quella era la raffigurazione di Portus, l'odierna Fiumicino, che appunto era il porto di Roma, no? Il porto costruito prima da Claudio e poi da Traiano, e quindi insomma l'accesso al mare, lo sbocco al mare di Roma. Di fronte abbiamo la costa dell'Africa con Cartagine, l'eterna nemica di Roma, proprio di fronte. Quindi vedete le proporzioni geografiche sono tutte sballate. Però è come oggi quando saliamo sulla metropolitana e guardiamo il tracciato delle fermate, no? Ci serve per far capire quali sono le tappe del nostro viaggiare. Ok, e allora a proposito di scendere un po' in dettaglio su questo cursus publicus, esso consentiva il rapido spostamento di persone che siano corrieri organizzati a staffetta, magistrati o privati muniti di apposita autorizzazione, perché abbiamo detto che non era per tutti, e cose come appunto le mercanzie. E la corrispondenza ufficiale, come accennato dalla dottoressa, era resa funzionale dalla dislocazione lungo le vie, soprattutto quelle consolari, di stazio posi, ovvero stazioni di posta, per il cambio o il ricovero dei cavalli, la sosta o ed il ristoro per i viaggiatori.
le stazioni di posta che garantivano il solo cambio dei cavalli, mutationes dal latino mutare, quindi cambiare, erano disposte a distanza di circa dalle 5 alle 12 miglia, e questi potevano anche trovare servizi di carrettieri, manescalchi e guari medici, che erano appunto i veterinari, e a distanze maggiori, corrispondenti circa una giornata di cammino, vi erano appunto veri e propri alberghi, ovvero le mansiones, dal latino manso, manere, quindi restare, che offrivano tutti i servizi necessari ad alloggiare la notte, soltanto per i viaggiatori muniti di passaporto ufficiale. Quindi, trattandosi di alte cariche politiche o di ambasciatori, comunque erano posti di lusso, erano molto grandi, con ricche rifiniture. Qua una piccola ricostruzione, e avevano cubicoli, cioè piccole camere o celle con bagni singoli, e poi soprattutto queste terme comuni. La struttura stessa della mansiones fece sì che spesso essa si ingrandisse fino a diventare una vera e propria città. Mentre in altri casi è la mansio disporsi in un preesistente centro abitato. E al primo caso appartiene la mansio di Baccano, sempre qui una ricostruzione, che è appunto un'area adibita al riposo del viaggiatore, con anche aree adibite al culto e presso anche alcune necropoli. Quella che gli antichi romani chiamavano Ad Vacanas, ed era una stazione di posta operativa dal primo secolo d.C. Sorgeva al 21° miglio della via consolare Cassia, sulle sponde del lago di Baccano, quello che oggi è l'attuale territorio di Campagnano di Roma. Il suo ritrovamento avvenne nel 1980 con i lavori di ampliamento della statale Cassia, per dar luogo alla Cassa Veientana. La cosa interessante è che sul luogo fu puntualmente riscontrato ciò che indicava la tabula peutingeriana. Qui in questa foto vedete un tratto della via consolare molto ben conservato e basolato, su cui si affacciava la mansio, con le sue taverne e il suo impianto termale, di cui appunto parlavamo prima. Questa è un'altra ricostruzione di come si presentavano all'epoca appunto le taverne che affacciavano sulla consolare, e su questo portico, che sarà poi in realtà un elemento che ritroveremo spesso nelle stazioni di posta. E un secondo piano con appunto queste stanze per il riposo appunto dei viaggiatori. Dunque, a questo punto c'erano queste figure dei cursores che percorrevano questi chilometri, pensate, anche arrivavano a 270 km in 24 ore, che portavano questa posta. E qui vediamo, dottoressa, Che cosa trasportavano? È chiaro che se parliamo di corrispondenza, nell'antichità, appunto, in epoca romana, quali erano i supporti di scrittura? Era molto utilizzata la tavoletta incerata, no? Erano tavolette, per lo più di legno, sulle quali veniva praticata, insomma, un piccolo avvallamento, una piccola cavità, riempita di cera. La cera veniva parzialmente riscaldata per renderla morbida, e su di essa si scriveva con degli strumenti, i calami, degli stili, appunto, degli oggetti appuntiti, le antenate delle nostre pinne, che erano in avorio, in osso, eccetera, e su cui si scriveva di solito con una scrittura corsiva che per noi oggi è un po' difficile da leggere, no? E rispetto a quella scolpita delle iscrizioni, delle epigrafi monumentali alla quale siamo abituati. E poi, diciamo, si comincia a utilizzare anche il papiro, quindi un supporto più simile ai nostri fogli, di tipo vegetale, quindi si cominciano ad utilizzare degli inchiostri,
come vediamo nella slide dopo, diciamo questi dispacci che possono essere dispacci amministrativi, militari, ordini, no? Venivano poi racchiusi magari all'interno di contenitori. Allora, questo chiaramente non è di epoca romana, è del 1600, però dobbiamo immaginarci qualcosa di simile, no? Dei bossoli di legno, delle custodie per appunto non far magari bagnare durante il tragitto questi messaggi così importanti. Ok, e allora quindi questo diciamo servizio postale dell'antichità, quello più organizzato, insomma era esclusivamente al servizio dello Stato e non era a disposizione dei privati. Il crollo dell'impero romano d'Occidente si ripercosse anche su questa rete viaria e sulle comunicazioni, e quindi andò distrutta anche l'organizzazione postale. Quindi questi servizi di Stato venivano riattivati ogni qualvolta che si formavano degli stati di dimensioni tali da richiedere un certo tipo di comunicazione tra il potere centrale e la periferia, come quello dell'impero di Carlo Magno. E quindi qua ci troviamo in epoca medievale e i servizi, diciamo, di corrispondenza erano portati avanti da monasteri, più tardi da associazioni di mercanti e di artigiani e pensate addirittura dalle università. Ma forse quello più interessante e quello più efficiente del periodo è la posta monastica. E aveva una particolarità che trova applicazione nella comunicazione digitale del presente. Come potete vedere, infatti, in questa raffigurazione c'è questo rotolo di carta, appunto chiamato rotula, che potrebbe, diciamo, essere l'esempio di una prima mailing list, perché le risposte venivano cucite tutte in calce alla missiva originaria e poi trasportate al monastero successivo. E durante poi appunto il passare del tempo, a partire dalla fine del XV secolo, si delinea la tendenza degli stati ad assumere il monopolio del servizio postale, concedendone di norma l'esercizio in appalto a privati. E dalla metà del 400 la carica di Magister Cursorum, quindi Mastro delle Poste, fu ricoperta da esponenti della famiglia Tasso. Qui vedete un ritratto di Francesco I, sono proprio gli antenati del letterato Torquato Tasso, il cui poi nome fu germanizzato, il cognome fu germanizzato nel 1650 in Turnum Taxis, perché loro comunque servivano soprattutto gli stati tedeschi. E quindi partendo da un'organizzazione locale in area bergamasca e poi veneziana, riescono con la questa famiglia riesce con la convenzione del 1516 con Francia e Inghilterra a esercitare l'organizzazione del trasporto della posta internazionali nei vasti territori del Sacro Romano Impero, che siano anche appunto gli stati tedeschi, per poi allungarsi su percorsi internazionali dei paesi degli stati europei, tra cui l'Italia, l'impero di Austria, insomma la Francia, la Spagna e la Danimarca. Una particolarità è che nel documento, pur essendo implicito il divieto di fornire prestazioni a favore dei privati nell'ambito del servizio pubblico, sembra comunque ammessa la facoltà per i corrieri di organizzare anche dei servizi postali per i privati, parallelamente a quelli per il governo. Quindi questo, diciamo, può essere considerato il primo passo verso l'estensione delle poste alla generalità della popolazione, ed è in questo senso che la carta del 1516 può essere considerata l'atto delle poste moderne europee. La rete postale dei Tasso comunque continuò a esistere, anche seppur limitata agli stati tedeschi, pensate fino alla metà del 1800, e una piccola chicca: il nome della famiglia Tasso quindi è sempre stato sinonimo di velocità e di puntualità, che anche oggi, senza saperlo, quando ci serve un mezzo veloce e disponibile alle nostre necessità, che cosa chiamiamo? Un taxi, proprio dal loro cognome. E allora, dunque, a questo punto, dottoressa, Sì, siamo sempre nel 1600, quindi come va questo sistema? Come si organizza questo sistema?
Sì, come vi dicevo, appunto, all'interno del museo abbiamo una collezione di antiche buche di impostazioni in pietra. La più antica tra quelle esposte è questa che viene dalla zona di Cerreto, vicino Perugia, del 1633. Questo perché, appunto, come dice l'architetto, poi già dal 500. Nascono queste imprese locali, anche di tipo familiare, per la consegna della corrispondenza o delle merci o degli alimenti, eccetera. Chiaramente quella dei tasso poi si impone come, non lo so, insomma, come le grandi multinazionali di oggi per quanto riguarda la consegna dei pacchi. E appunto nascono dei luoghi, dei primi uffici postali dove poter accedere a questo servizio. E vediamo la buca di impostazione successiva. Ecco, vedete, questa viene dalla zona di Forlì, data dal XVIII secolo, e riporta un'iscrizione chiarificatrice proprio su questo punto. È in latino, Diviti et inopi, ultro citroque meandum. Dice proprio che sia il ricco sia il povero, quindi a entrambi, sia consentito di viaggiare, di spostarsi ultro e citro, cioè al di là e al di qua. Questo vuol dire che appunto comincia a diffondersi questa concezione nuova della corrispondenza postale, che non deve essere più un servizio appannaggio solamente dei ricchi, no? Che potevano avere tra la loro servitù chi poteva essere poi incaricato di trasportare come messaggero la corrispondenza, ma appunto un servizio che permetta anche al povero, tra virgolette, insomma non poverissimo, però a chi ha meno mezzi di accedere appunto a questo servizio che è quello della corrispondenza postale. Allora, infatti, appunto in questi secoli, una riforma, diciamo, di questa rivoluzione postale fu, appunto l'introduzione di questi corrieri ordinari, ovvero che partivano in determinati giorni. Questa figura fu, descritta nel 1616 da Ottavo Codogno, che era luogotenente che lavorava sempre per il Tasso delle Poste di Milano, che pubblicò, il nuovo itinerario delle poste per tutto il mondo, cioè la più ricca informazione disponibile sulle rotte postali europee del tempo. E quindi diciamo che in questo periodo iniziano a nascere le prime guide che saranno poi così utilizzate e famose, durante il Grand Tour. Quindi si descrive un po' questa figura del corriere, si dice appunto che nei suoi viaggi era protetto da un salvacondotto imperiale che gli assicurava ovunque il passaggio e il soggiorno, ed era una figura molto, diciamo, importante perché tutti gli agenti delle poste comunque erano nominati con grande solennità perché avevano questa funzione sugli itinerari che venivano affidati, che gli venivano affidati, e a conferma dell'importanza e della delicatezza di questo incarico attribuito erano sottoposti a giuramento che doveva avvenire in forma proprio spettacolare. Quindi dovevano essere persone di buona condotta, fedeli e ben istruiti, e inoltre erano esenti da ogni contribuzione fiscale e godevano di una sconfinata protezione contro ogni tentativo di furto. Una figura appunto che svolgeva questo incarico di corriere era proprio la figura del postiglione, e che contrariamente alle apparenze risulta un prestito francese, visto che in Italia il termine arcaico era garzone della posta. Restava quindi un personaggio che nel breve tempo possibile doveva raggiungere una stazione di posta, appunto raccogliere la posta e poi spostarsi nella stazione successiva. E proprio nel museo vi sono appunto, dottoressa, dei reperti riguardanti i postiglioni.
Sì, abbiamo tantissime documentazioni iconografiche riguardanti il Postiglione, quindi abbiamo soprattutto acquerelli dei vari stati preunitari che raffigurano le uniformi indossate dai Postiglioni. In questo caso invece nella vetrina dedicata al regno Lombardo-Veneto, quindi siamo ancora sotto l'Austria, abbiamo una divisa, diciamo, di gala del Postiglione. Allora, il Postiglione aveva un aspetto un po' tra il nobile e il militaresco. Indossavano appunto delle livree, delle redingote, cioè queste giacche attillate sopra con dei risvolti ai polsi, al bavero e un po' diciamo una coda più libera, lasciata più libera a mo' di cappotto che copriva un po' la prima parte delle gambe. Avevano poi dei pantaloni stretti, quelli propri, diciamo, del cavallerizzo, degli stivali molto robusti per la cavalcatura. E di solito quando viaggiavano avevano dei cappelli più simili ai cilindri. E in questo caso c'è una feluca, cioè un cappello, un bicorno, un cappello a due punte. Perché appunto è una divisa di gala, un po' simile al cappello che indossano oggi i carabinieri quando sono in alta uniforme, no? Di solito nei tempi antichi la feluca si indossava diciamo in maniera perpendicolare alle spalle. È stato poi Napoleone che per distinguersi dagli altri generali ha cominciato a utilizzare invece in maniera parallela alle spalle, no? Come vediamo anche oggi nei carabinieri in alta uniforme. I colori erano colori vivaci per quanto riguarda la giacca, vediamo di solito erano rosse, a volte anche gialle, quindi comunque un colore ben evidente che non passava inosservato, insomma, no? Anche perché spesso si muovevano di notte o Sì. comunque anche in territori impervi, no? Vediamo avanti qualche altro attributo. Ecco, c'erano i corni postali, no? A cosa servivano questi corni? Il corno ancora oggi in molte poste europee viene utilizzato proprio come simbolo delle poste, no? Erano un po' utilizzati sia come clacson, quindi per farsi cedere il passo, per diciamo, far scansare magari altri veicoli lungo la strada, perché loro comunque anche in virtù di questi salvacondotti che avevano, di queste autorizzazioni ufficiali, avevano il diritto di passo, di precedenza rispetto ad altri mezzi di locomozione e servivano anche per annunciare il loro arrivo alla successiva stazione di posta, in modo che nel caso di cambio rapido dei cavalli, i cavalli fossero già pronti, diciamo, preparati prima, e quindi ecco, era un modo per annunciare il loro arrivo. Vediamo avanti. Sì, infatti poi il corno diventerà il simbolo delle poste, insomma. Sì. Sì, soprattutto nei paesi del nord Europa ancora si conserva come simbologia delle amministrazioni postali moderne. Ecco, c'erano poi le pistole, perché comunque i postiglioni, i procaccia, non è che consegnavano solamente lettere, chiaramente facevano anche un po' da portavalori, no? Trasportavano anche merci, ma anche valuta. E come siamo abituati a vedere poi nei film del Far West, ma così insomma un po' dappertutto, erano soggetti ai famosi assalti, assalti alla diligenza. E abbiamo appunto varie armi da fuoco conservate al museo, ecco quelle che venivano caricate con la polvere da sparo, ma poi anche invece le più moderne rivoltelle. Vediamo avanti. Ecco, qui abbiamo invece una placca brachiale, quindi un'effigie, uno stemma che veniva appunto portato a mo' di bracciale alla schiava, insomma, sul braccio dal postiglione. Questo viene dalla zona di Lucca, vedete, cursore della comune di Vergemoli della fine dell'Ottocento. E vediamo avanti. Ecco, gli accessori del postiglione, va?
vari strumenti che servivano magari per una riparazione d'emergenza, no? Il kit d'emergenza, ad esempio, per il cambio della gomma bucata che abbiamo oggi, no? Ci poteva essere qualche ferro, qualche cosa che saltava dalla diligenza, dalla ruota del carro, oppure che riguardava magari la ferratura del cavallo, no? Vedete anche la spazzola per la strigliatura del cavallo. Quindi un kit di riparazione, ecco, del mezzo di trasporto. Andiamo avanti. Ecco, tra la documentazione archivistica che abbiamo c'è questo documento straordinario che è una pensione privilegiata, la chiameremmo oggi una pensione di invalidità, per Carlo Alberto, re di Sardegna, quello dello Statuto Albertino nel 1836, concede ad un postiglione che è rimasto infermo per causa di servizio. Quindi, ecco, vediamo, non era una cosa, diciamo, comune all'epoca, quindi il postiglione aveva effettivamente era una figura importante. Ok, e allora, quindi mano a mano che questo, insomma, servizio aumenta, vengono introdotte anche altre innovazioni, anche per, diciamo, perché appunto si sta cercando di statalizzare la posta, per cui verranno introdotte le franchigie postali. I timbri, però, verrà ripreso anche un discorso di carte, di itinerari. Infatti, seppur con caratteristiche territoriali diverse, le stazioni di posta furono collocate sempre, come abbiamo detto anche prima, a una distanza compresa tra le 5 e le 12 miglia, e una posta, ossia un tratto da percorrere senza sosta intermedia, aveva una lunghezza variabile in base alle difficoltà che si potevano incontrare lungo il percorso. Tutti gli itinerari, infatti, venivano divisi in poste e gestiti autonomamente dai diversi stati e dai territori in cui la penisola era frastagliata. Quindi la posta non è solo un luogo fisico deputato a specifiche funzioni, ma insieme alle miglia diventa anche una misura economica dello spazio e della distanza tra le stazioni e anche tra le città. In seguito si dirà anche viaggiare per posta, che vuol dire viaggiare con mezzi pubblici che sostavano nelle stazioni fisse, che divenne poi una moda durante il periodo del Grand Tour, e quindi nel Settecento furono stampati diversi manuali e molte carte da viaggio che contenevano mappe con i percorsi, con indicazioni dei luoghi dove si effettuava il cambio dei cavalli e annotazioni su punti più difficili da superare, come per esempio i guadi, le montagne, le distanze tra i centri principali, e a volte, come vediamo anche qui in questo reperto conservato al museo, una guida con i prezzi dei cambi e insomma, delle vetture. E di pari passo si produce la cartografia. Qui vedete un modello molto usato nel 1700 che fu chiamato il modello a strisce, un esempio del viaggio da Firenze a Roma, che nacque in Inghilterra con lo scopo di evidenziare i singoli percorsi tra città anche lontane. La carta unica della penisola, infatti, non, per la sua scala non rispondeva più alle esigenze di chi intraprende un viaggio, e quindi nasce una produzione di immagini ricche di date importanti. Questo in particolare è del 1774 del geografo Andrew Dury, è colorata a mano e riporta, come potete vedere nella seconda immagine in basso, la distanza sia in poste che in miglia, quindi insomma può essere una rappresentazione anche, diciamo, utile per quanto riguarda l'orientazione, la scala grafica, e vengono rappresentate qui le stazioni di posta, come per esempio Acqua Pendente, Ronciglione, con una propria simbologia. Di solito era la stellina, ma poteva essere anche appunto il corno, che abbiamo detto che era il simbolo, che poi divenne il simbolo delle poste. Quindi, diciamo, fino a questo momento c'è stato questo transito, soprattutto per,
corriere a cavallo, però anche appunto i mezzi di trasporto delle lettere subiscono molti cambiamenti perché il cavallo diventa un mezzo limitante per un trasporto che a un certo punto doveva comprendere non solo i dispacci ma anche i pacchi, quindi c'era bisogno di spazio maggiore e quindi possiamo dire che una seconda rivoluzione postale avvenne quando fu introdotta la diligenza che ben presto poi fu utilizzata anche per trasportare naturalmente a pagamento qualche passeggero. E diciamo la diligenza poi è entrata anche nel nostro immaginario culturale, grazie ovviamente a tutti i film del Far West e tutta appunto la letteratura connessa. La diligenza di solito era una carrozza a quattro ruote, solitamente trainata da quattro cavalli. Il personale era generalmente costituito da due persone. Il cocchiere che sedeva a cassetta e guidava i cavalli e un postiglione che durante il viaggio cavalcava il cavallo davanti a sinistra per indirizzarlo. Per il viaggiatore che voleva, che non aveva fretta, perché comunque insomma, le diligenze non erano proprio così veloci, e voleva risparmiare, insomma, l'alternativa della diligenza era la soluzione ideale, perché con tutto che non erano veloci, comunque avevano un diritto di prelazione, cioè si assicuravano prima di ogni altro veicolo il cambio dei cavalli, proseguendo il viaggio anche nelle ore notturne. La diligenza era un veicolo dall'aspetto piuttosto massiccio, qui vedete la diligenza del Gottardo, che fu operativa fino al 1920, quando poi fu sostituita da una corriera. E nella sua versione più evoluta si divide in tre scompartimenti: la parte anteriore, il coupé o il cabriolet, la centrale, la berlina che poteva assicurare il posto dai 6 fino addirittura a un certo punto 30 passeggeri, e la parte posteriore detta rotonda. Sul tetto del coupé stava il postiglione e dietro di lui, su una panchetta spesso scoperta, i viaggiatori di seconda classe. Una seconda panchetta, questa volta spesso, anche in questa raffigurazione, spesso fornita di capote, era sistemata sulla rotonda e poteva accogliere altri passeggeri. Per utilizzare tutto lo spazio interno, i bagagli venivano posti sull'imperiale, cioè sulla parte più alta, sulla sommità. Quindi la diligenza postale forniva un sistema senza troppe pretese, anche se erano piuttosto scomode e lente, e come appunto ci tramandano le relazioni del viaggio di tanti letterati come anche Dickens e Maupassant, la caratteristica della diligenza era quella di rappresentare un mondo in miniatura dove tutte le classi sociali, i mestieri e le nazionalità e le mentalità venivano a confronto. E qui vediamo una copia appunto del dipinto della diligenza del Gottardo. Come vedete, appunto, c'è sempre questo postiglione in livrea rossa, molto, molto riconoscibile. E Sì, poi questo qui, si trova nel dottoressa, museo, sì. si trova nel museo e poi qui ci sono le tariffe, no? Sì, poi la cosa buffa è che quel quadro fu commissionato appunto al pittore svizzero Rudolf Kohler come regalo di pensionamento per l'ingegnere che aveva dato l'avvio alla costruzione invece del tunnel, del traforo del San Gottardo, che appunto poi con il passaggio della linea ferrata della ferrovia avrebbe un po' mandato poi in pensione le diligenze che appunto con grande fatica si erano costruite nel corso di tanti decenni il percorso attraverso il passo del Gottardo, no? Poi ecco, al museo abbiamo tantissimi documenti riguardanti le tariffe, proprio perché la nostra penisola italiana è stata per tanti secoli divisa in stati differenti, c'era bisogno di accordarsi per il transito di posta, di merci, di persone. Ci ricordiamo tutti il film
non ci resta pe che piangere, no? Con il pedaggio da pagare, il famoso fiorino, no? Ecco, c'erano anche i pedaggi, ad esempio se si entrava dentro una città, si passavano le mura della città, no? I confini. E abbiamo appunto tanti di questi regolamenti e tariffe postali, no? L'esigenza di mettersi d'accordo c'è sempre stata, anche in periodi come appunto quelli dei secoli passati, che sono sempre stati funestati da ripetuti conflitti armati, no? Ma non è un caso che forse una prima forma, no, di organizzazione sovranazionale è proprio legata al mondo postale, l'UPU, l'Unione Postale Universale, no? Che nasce oggi è un'agenzia dell'ONU, no? Ma è antichissima perché nasce nel 1874, proprio perché dopo la nascita del francobollo, appunto nel 1840, i vari stati mondiali sentono l'esigenza di un maggior coordinamento, no? Di uniformare le tariffe, i regolamenti, appunto le missioni filateliche, eccetera, no? C'è questo desiderio di unità, almeno per quanto riguarda il mondo delle comunicazioni. Ok, allora, insomma, questa realtà poi della diligenza, nella seconda metà dell'Ottocento inizia, a scomparire per, la costruzione di grandi assi viari, soprattutto, insomma, con l'avvento della ferrovia. Contemporaneamente, tuttavia, aumentò il numero delle linee su percorsi secondarie non servite dalla ferrovia e, su queste linee poi la diligenza fu sostituita dalle corriere negli anni 20 del Novecento. Una cosa che ho voluto. Ah sì, e poi c'è anche questa slide in cui appunto il nome delle diligenze in Italia sarà appunto Velociferi, però anche qui era appunto il prezzo e le tariffe di cui parlava la dottoressa. E quindi diciamo questo viaggio in diligenza, alla fine, insomma, fu, diciamo che è entrato nel nostro immaginario culturale, come anche, volevo fare un accenno insomma, ai Pony Express, in quanto per il fatto che comunque le diligenze venivano spesso prese d'assalto, fu istituita questa figura, per la rete postale americana, che appunto attraversava il Nord America fino da St. Joseph nel Missouri fino a Sacramento in California, e per portare dispacci appunto da una costa all'altra in 10 giorni, un servizio che era attivo anche di giorno e di notte, e qui c'è una bella rappresentazione di appunto del arruolamento dei Pony Express, che dovevano essere giovani, 18 anni si dice, con una muscolatura asciutta insomma, esile, dovevano essere esperti cavallerizzi e desiderosi di rischiare la morte giornalmente. Erano preferiti orfani e non ammogliati, e la paga era di $25 a settimana. Pensate che all'epoca, per un lavoro non specializzato, la paga era $1 a settimana. Quindi questo era anche un metodo di rete postale, diciamo che si affermò soprattutto appunto in tutti i film del Far West ritroviamo più o meno questa figura. Molti infatti divennero famosi, come il cacciatore William Cody, che è più celebre come Buffalo Bill. Allora, adesso ci avviciniamo alla fine del nostro tour con una carrellata di immagini e mettendo un po' il focus su queste stazioni di posta, che diciamo che poi alla fine nel contesto del vasto panorama europeo sono da considerarsi discendenti delle osterie nate in epoca basso medievale per appunto accogliere viandanti, mercanti e pellegrini. Quindi si trattava per lo più di architetture semplici, in cui non si trova alcuna espressione di monumentalità. Diciamo che per la monumentalità dovremmo aspettare
dati Italia, ma soprattutto gli strumenti come i piani regolatori che prevedono dei concorsi che poi appunto permetteranno ad architetti del 1900 di costruire delle vere e proprie poste, soprattutto in città e non più magari su delle consolari. Quindi il modello progettuale più diffuso, come si vede anche in questo dipinto della stazione di posta di Porta Cavalleggeri, era con le dovute varianti locali, era compatto, funzionale alle esigenze a cui era destinato e fornito degli annessi indispensabili distribuito su uno o più livelli, con stalle e luoghi comuni. Qua infatti vi ho messo un esempio della posta, insomma, delle planimetrie della posta di gioco, che era una posta nel tratto Roma-Toscana, Roma-Firenze, e quindi appunto dal piano terra ritroviamo cucina e sala da pranzo con grande camino e poi le camere comuni a livelli superiori con una sala. Detto questo, allora iniziamo un po' a trovare, insomma abbiamo un po' cercato, grazie anche alla dottoressa, degli esempi ormai di ex stazioni di posta che attualmente queste molte tracce si possono trovare lungo le strade principali, come alberghi e ristoranti intitolate alla posta. Se voi per esempio cercate stazione postale, il primo risultato del web è quello di questo ristorante che sta alla Città dell'Alta Economia, però comunque in generale adesso sono delle locande o delle osterie. Questa è la storta, che appunto adesso è un ristorante, che si trovava al chilometro sedicesimo della Cassia ed era in pratica, serviva per il cambio dei cavalli ed era la prima sosta uscendo da Roma e l'ultima per chi vi giungeva e rappresenta infatti la porta d'ingresso a Roma della via Francigena. Pensate, addirittura c'è una testimonianza che dice che nel 1513 ci sostò Leonardo da Vinci e durante la sua sosta definì il postiere, cito, zotico e plebeo. Comunque, legate a questa stazione di posta sono famose le scorrerie di una banda, la cosiddetta banda di Spazzolino, che dalla valle di Baccano fino alla storta depredavano le diligenze di passaggio, e il nucleo abitativo attuale che si è sviluppato attorno al complesso di posta è un'osteria, una cappella e appunto le prime abitazioni. Poi qui vi è una raffigurazione appunto che fa vedere il nucleo abitativo, lì c'è appunto la cappella, una foto del 1800 e poi qui siamo dentro Roma. Questa è via della Posta Vecchia che collega via dei Canestrari a Piazza dei Massimi, che è questa, e il suo toponimo deriva dal fatto che i corrieri di posta partivano proprio da questa piazza perché la famiglia De Massimo erano i soprintendenti delle poste pontificie e poi divenuta vecchia, appunto, via della Posta Vecchia, quando nel 1582 la sede della posta fu trasferita a Palazzo Modama. La prossima è l'Albergo dell'Orso. Fu costruito nel 400 per una famiglia di piccola nobiltà, i Piccioni, e furono proprio loro nel 1517 a trasformarla in un albergo che fu definito all'epoca, ai tempi, uno dei migliori della città e dove folle di pellegrini sostavano per nottare diretti verso appunto San Pietro. Ospitò molti scrittori, Montaigne, Rabelais, Goethe e altri tanti viaggiatori illustri dell'epoca, fino a quando poi nel 1630 l'albergo fu declassato appunto a stazione di posta perché vi alloggiavano appunto vetturini, postiglioni e servi di stalla, in considerazione di anche questo dipinto che abbiamo a sinistra, sempre di Ettore Rosenfranz, dove al centro dell'edificio campeggia una grande insegna in legno con la figura di un orso seduto incatenato e in lettere rosse la scritta Albergo e Locanda di Posta. Ai due lati, in italiano e in francese, la scritta Vetture per lo Stato e per l'Estero, spedizioni di mercanzie e cavalli da tiro. A sinistra vedete una
una rappresentazione, una foto del 1900, e poi in seguito appunto l'albergo ultimamente è chiuso, però comunque è sempre stato insomma, un ristorante e poi addirittura appunto una discoteca. Ecco, questa è la configurazione attuale. Allora, questo è un caso molto non documentato, comunque molto interessante, che si trova al Pigneto, via Niccolò Piccinino, subito dietro la recente piazza dei Condottieri, e appunto si vedono sempre questo piano terra, primo e secondo, con questi occhialoni, queste bucature tonde, e qui sono state recuperate le stalle per appunto delle abitazioni. Poi qui invece abbiamo la stazione di posta al Verano, a Via del Verano, nella parte del quartiere di Tiburtino, e risale al 1886, quando venne realizzata per permettere la sosta ai pellegrini e viandanti lungo la via Tiburtina. E la stazione ha subito il restauro nel 2002, come ricorda quella targa che vedete sopra l'insegna 00100, perché infatti anche questa attualmente è un locale, quindi al piano terra ritroviamo sempre queste comunque entrate con le cornici, entrate con questo arco a sesto ribassato, al primo piano i locali per dormire, sempre questi occhialoni tondi. Comunque non è in realtà difficile scovare a Roma qualche ex stazione di posta. Il caso più eclatante forse è la Taverna del Grano, un'antica stazione di posta a Piazza di Tribuni al Quadraro, che oggi è un ristorante. Come vedete ci sono ancora appunto delle decorazioni in ghisa del balconcino, e a sinistra vedete delle foto del grottino, con anche qui insomma, comunque sono stati conservati apparati architettonici, come per esempio il solaio a voltine o anche l'apparato murario e laterizio, con addirittura delle decorazioni, e c'è anche la targa. Quindi era una locanda per cambio dei cavalli, situata al miglio 25° dell'Appia Antica. E poi invece questa, che è il nostro ultimo caso, è su via Ostiense. Dottoressa, vuole dirci qualcosa lei, visto che c'è anche la targa che... Allora, qui ci troviamo su via Ostiense per farvi capire un po' l'altezza della facoltà di lettere dell'Università Roma 3, all'angolo con via Laurentina, dove c'è il cosiddetto ponticello della Laurentina. E vedete dov'è il cartello, la segnaletica stradale, sotto appunto la scritta via Ostiense, si vede un piccolo rilievo marmoreo. Fu posto lì nel 1901 ad opera dello scultore Augusto Sernicoli, a ricordo di una pratica un po' particolare. Probabilmente qui c'era una piccola stazione di posta, di cambio di cavalli, e Re Vittorio Emanuele III era solito arrivare fin qui con l'automobile. E salire poi a cavallo presso questa stazioncina e poi proseguire per una passeggiata equestre fino alla tenuta di Castel Porziano. E vedete proprio dov'è il cartello stradale, si vede un piccolo masso che interrompe la classica bordatura di travertino del marciapiede, si vede che è un materiale insomma vulcanico tufaceo, e probabilmente fu posto lì dal palafreniere per fare da gradino, da scaletta a Vittorio Emanuele III, che come sapete aveva una statura molto ridotta, per salire più agevolmente sulla cavalcatura. Se vediamo la slide successiva, al museo noi conserviamo l'originale di questo rilievo, quindi adesso su via Ostiense c'è una copia in gesso e si vede appunto sulla destra un postiglione, insomma, in livrea col cilindro che tiene per le briglie al cavallo, e si vede una figura che monta il cavallo aiutandosi con un piccolo supporto, con uno scalino su cui poi lo scultore ha inciso il suo nome e la data dell'opera. Allora, e poi qui appunto queste sono Sì. le
All'interno del museo abbiamo una ricostruzione di un antico uffizio di posta, così come poteva apparire alla metà dell'Ottocento. Vedete qui un ingresso e all'interno invece dell'ambiente, mediante insomma, il riallestimento di arredi antichi, soprattutto provenienti dal Ducato di Parma. Si è cercato di ricreare appunto l'ambientazione di un antico ufficio postale, no? Avremmo trovato un balcone con degli impiegati pronti a servirci e appunto vari oggetti legati all'attività dell'ufficio postale, innanzitutto le bilance, perché la corrispondenza si pesava, le tariffe variavano a seconda del peso, a seconda della distanza chilometrica, a seconda del formato, come oggi del resto, insomma, c'erano delle cassaforti per la conservazione dei valori. Poi, quando nascono i nuovi strumenti di comunicazione, così come dopo il 1840 il telegrafo e poi alla fine dell'Ottocento il telefono, anche altri strumenti per le comunicazioni. E vediamo avanti. Ecco, qui avremmo trovato invece la parte per il ricovero dei cavalli, la stalla. Avanti, ecco il francobollo, come abbiamo detto, nasce nel 1840 grazie all'idea di Sir Rowland Hill, che inventa questo strumento di democratizzazione della posta. Pensate, per il valore di un solo penny, quindi una cifra molto bassa, si poteva far viaggiare la corrispondenza, diciamo quella ordinaria, non troppo pesante o fuori formato, in tutto il Regno Unito. E in realtà fu molto osteggiato all'inizio Sir Rowland Hill, perché invece si pensava che per garantire dei grandi introiti il servizio postale dovesse costare molto, no? Invece lui si rende conto che non solo, diciamo, non è giusto, non è democratico questo, ma in realtà c'erano anche molte frodi, perché la gente si inventava un po' di tutto per cercare di non pagare, anche perché solitamente pagava chi riceveva, cioè il destinatario della corrispondenza, a meno che chi la spediva, il mittente, non pagasse il porto franco, cioè il porto a destino, pagasse quindi prima la tariffa postale, no? Per cui magari viaggiavano delle lettere con sull'involucro dei piccoli segni convenzionali, in modo tale che chi la riceveva non l'apriva, vedeva solamente questi segni sull'involucro, capiva qual era il senso del messaggio all'interno e poi rifiutava l'accettazione della corrispondenza. E questo provocava in realtà delle gravi perdite alle casse dello Stato. Insomma, Sir Rowland Hill vinse la sua battaglia, ma la sua idea fu così vincente che si diffuse rapidissimamente in tutti i paesi. Noi al museo conserviamo una ricca collezione di francobolli degli antichi stati preunitari. E qui vedete uno dei tanti nostri gioielli. Abbiamo gli unici tre fogli esistenti al mondo dei primi francobolli del Regno di Sardegna del 1851. Furono acquistati anni addietro, negli anni d'oro, dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, dalla collezione del barone Alfonso Rothschild, no? Questi tre fogli oggi hanno una valutazione sul milione di euro. Che altri oggetti avremmo trovato dentro un ufficio postale? Vedete qua sulla destra questa sorta di mortaio serviva per sciogliere la cera lacca, che prima dell'invenzione delle gomme moderne serviva per sigillare la corrispondenza, no? Poi con la nascita, con l'uso dei francobolli c'è la necessità di annullare il francobollo perché non venga staccato e riutilizzato, e quindi ci sono appunto delle timbratrici, delle annullatrici ad inchiostro, quindi vediamo una dell'inizio Novecento. Allora, Andiamo questa avanti. è una chicca da tempi di pandemia. Eh sì, allora questo oggetto è sempre all'interno del nostro ufficio postale, la ricostruzione di un antico fornetto per la disinfezione postale. Questo, ecco, poteva essere stato in uso, ad esempio, nello Stato Pontificio, fino pressappoco all'Unità d'Italia. In realtà, come sappiamo, come ci insegna la storia, l'Europa, così come altre parti del mondo, del resto, insomma, è sempre stata flagellata da
epidemie, insomma, pensiamo alla classica peste, ma al colera, al vaiolo. E comunque già dal 1500, dalla seconda metà del 1500, c'è chi cercava di industriarsi in modo tale che la corrispondenza non si trasformasse in veicolo di contagio, di diffusione del contagio, no? Poi, soprattutto nel 1800, che se ne fa un uso quasi proprio scientifico della disinfezione, no? Con regole molto chiare. C'è chi usa l'aceto, i profumi, e appunto un altro uso molto comune è quello dell'affumigazione della posta. Quindi la corrispondenza veniva posta in questa specie di barbecue, di questa griglia rotante, sotto si accendeva una brace, si utilizzavano scorze di agrumi, bergamotti, salimarini, e questi effluvi andavano, diciamo, a disinfettare la corrispondenza. Se si voleva far penetrare questo vapore disinfettante all'interno, si facevano dei piccoli taglietti sull'involucro della posta, e dopodiché, alla fine di questa procedura, si applicavano dei timbri di avvenuta disinfezione. Noi ne conserviamo due al museo, una netta fuori e sporca dentro. È un po' un consenso informato, nel senso che io come amministrazione ti dico che all'esterno l'ho disinfettata, quindi è pulita, ma dentro potrebbe comunque essere contagiosa, quindi a tuo rischio e pericolo la vai ad aprire, no? In altri casi, come vediamo a destra, anche questa dallo Stato Pontificio, vediamo il classico stemma con la tiara papale e le chiavi degustate, e c'è la scritta liquefatto, non aperta, risigellata. Che cos'è che è stato liquefatto? Il sigillo in cera lacca, quindi appunto si è sciolto, ma poi è stata risigillata. Perché non aperta? Perché, come sappiamo ancora oggi dalla Costituzione, la corrispondenza deve essere privata, non deve essere violata, no? Infatti, di solito erano scelti degli analfabeti per svolgere questo servizio di disinfezione, no? Per garantire la riservatezza. Ok, e allora siamo giunti quindi alla fine di questo tour, quindi speriamo di aver incuriosito soprattutto il pubblico che magari adesso girerà per Roma a cercare anche stazioni di posta o magari sulle vie consolari. E questi sono i contatti del museo, e Sì, quindi potete potete trovare. ritrovarci, sì. Abbiamo un sito web che peraltro a breve, fra pochi giorni, insomma, subirà un restyling migliorativo anche per essere più facilmente consultato da smartphone e tablet. Abbiamo un canale YouTube sul quale carichiamo in genere i video dei nostri convegni e una pagina Facebook per seguire anche, essere aggiornati sui nostri eventi. Va bene, allora dottoressa, grazie per questo tour e ringrazio ancora tutti quelli che ci hanno seguito e continuate a rimanere insomma, attivi per tutte le attività e tutte le prossime cose che ci saranno di Open City Roma. Grazie mille, arrivederci a tutti, Grazie a tutte e a arrivederci. tutti, grazie per l'occasione, grazie.